Aso Group punta sui giovani. È stato infatti presentato questa mattina Aso Cube, il nuovo progetto nato in casa Aso, un unico polo di competenze tecnologiche capitanato da un gruppo di giovani. Uno spazio fisico oltre che di processo, un'idea innovativa che come obiettivo ha la capitalizzazione del know-how del gruppo per fornire una risposta efficace in termini di comportamento dell'acciaio nell'intero ciclo produttivo. Contaminazione di idee e massima apertura verso l'esterno fanno di Aso Cube un innovativo strumento aziendale con il quale la società vuole sfruttare al meglio le interazioni tra i diversi stabilimenti del gruppo. La struttura, ospitata all'interno della sede di Aso Forgia a Castegnato in provincia di Brescia, accoglie il gruppo di lavoro con spazi concepiti per stimolare la creatività e l'innovazione. Aso Cube è un polo unico gestito appunto su da un gruppo giovanissimo, siamo circa in 25, età media sotto i 30 anni è un'idea che è nata lo scorso anno per riuscire a portare un'identità di gruppo in una realtà che diventava sempre più grande come quella di Aso. L'esigenza iniziale è stata quella di accorpare entità che ormai nel gruppo Aso sono divise su più stabilimenti, per cui la tecnologia, che per noi è la descrizione del processo produttivo che deve seguire l'acciaio, il controllo qualità e quindi anche i rapporti con i clienti per eventuali non conformità, e tutta l'area ricerca e sviluppo. E quindi abbiamo deciso, anche grazie al fatto che tutti i componenti di Aso Cube sono molto molto giovani, al di sotto dei 30 anni, come media direi intorno ai 25, anche se non l'ho mai calcolata, di portarli in un luogo che fosse esso stesso funzionale ad aumentare la creatività, che in un ambiente super old economy come l'acciaio è qualcosa che può dare vantaggio competitivo, e snellisce tantissimo la comunicazione e la condivisione. Oggi c'è bisogno di reagire rapidamente ed essere molto scientifici e specialisti, quindi la conoscenza non risiede mai in una persona sola, risiede in tante che devono reagire in modo comune, e quindi i processi comunicativi sono essenziali alla velocità di miglioramento obbligatoria nel mondo economico di oggi.